Buongiorno amici del canale, ma avete visto che carina questa toilette? L'ho presa anche questa in Francia, eh sì, ho fatto veramente incetta di mobili carinissimi. Mi piace, ma non la voglio tenere così, non la voglio lasciare naturale. Sopra avevo anche uno specchio all'epoca, gliel'hanno tolto, forse si è rotto. Ed è perfettamente integra, il piano in marmo è bellissimo, integro. Questi mobili per i restyling sono veramente perfetti. Colgo l'occasione per utilizzare uno dei colori Magic Paint che mi piacciono di più, Amour Violet. È una sfumatura di lavanda pazzesca, dentro ha una percentuale di grigio e una percentuale di blu. È veramente un colore molto elegante ed è perfetto per questa toilette che può essere messa sia in camera da letto che in bagno, ma anche in un ingresso, perché no? Ormai siamo abituati a mettere armadi per le giacche negli ingressi, scarpiere, mettiamo tutto ormai nell'ingresso. Questa toilette come, diciamo, piccolo mobile di benvenuto su cui appoggiare chiave, una bella cornice, è perfetto. Quindi oggi vedremo come alleggerirlo utilizzando sia stencil che transfer, li faremo, diciamo, miscelare tra di loro per renderli perfetti. Prima di iniziare a colorare faccio che fare il mio stencil, lo faccio materico e lo coprirò con il colore, non voglio che sia uno stencil troppo evidente, dopo lo antichizzerò, quindi parto direttamente con la Materic Cream per fare un effetto in rilievo, non sarà quindi uno stencil piatto ma uno stencil materico in rilievo sulla superficie. Utilizzerò questo stencil di Magic Paint originale, si chiama Royal Script, è veramente meraviglioso, di un'eleganza pazzesca. È bello sia utilizzato con i metallici che con i colori semplici, mi raccomando ricordate sempre tamponcino molto scarico, che con le paste materiche. Un pezzettino di nastro carta, lo fermiamo qua in modo che non si muova troppo, lo metto già a filo della mia mensolina. E dopo aver girato, mi raccomando, bene bene la Materic Cream per miscelare tutto, ne mettiamo un po'. Io ho abbondato leggermente con la Materic Cream, ma tanto non spreco nulla. Se la avanzo, la tolgo e la vado a rimettere di nuovo nel contenitore. Guardate che meraviglia! Sono stata anche abbastanza precisa. Per essere più precisa, ho lavato il mio stencil e l'ho riposizionato di qua. Una cosa che vi dico sempre quando fate questi stencil che sono proprio un appoggio continuativo è non farli sembrare uno stampino. Per non farlo sembrare uno stampino dovete far sì che la frase sia continuativa. Questo stencil non ha un vero e proprio significato, sono frasi scritte molto molto alla rinfusa, però sono molto belle graficamente. Cosa faccio io? Pezzettino di nastro carta, lo metto in posizione, quindi cerco di continuare molto precisamente dove sono finita prima, sollevo, guardo dov'è l'ultima lettera, questa per esempio finisce qui, e metto un pezzo di nastro carta qua. In questo modo, quando poi dopo continuerò con la mia frase, partirà da qui e sembrerà proprio discorsiva, perché una finisce qui, una finisce qui, una finisce qui, quindi continuerà in modo molto più morbido, molto più soffice e non sembrerà uno stampino riproposto. Se io invece la mettessi così, in mezzo, vedete, sarebbe una falsa partenza, si vedrebbe che uno stampino riproposto, non sarebbe una vera e propria congiunzione. Quindi io lo metto in questo modo, vado al bordo come ero al bordo prima e continuo.
qui per esempio, la lettera finisce qua, e io, per far sì che sia continuativa, faccio così, come se ci fosse una E di congiunzione. Ah, vedete, qui parte da qua, qui parte da qua, quindi sono sfasate. Qui per esempio, piccolo pezzettino qua e piccolo pezzettino qua. Continuo ancora per le mie ultime righe. Questa finisce qui, quindi è molto facile. Faccio continuare da qua. Questa finisce qui, quindi assolutamente qua. Guardiamo l'ultima. Finisce qua. E io finisco qua. Questo metodo vi aiuterà sicuramente ad avere degli stencil molto più realistici. Ora blocco il mio stencil in questo punto. In modo che non si muova quando parto. E anche il secondo è fatto. Ora lascio asciugare e poi coloro. Guardate che meraviglia. Questo è il punto in cui si intersecano i due stencil, dove finisce e dove inizia l'altro, eppure non si nota. Questo perché per il barbatrucco che vi ho insegnato, dove si può mettere lo scotch, il nastro carta, nel punto in cui finisce uno e inizia l'altro. Mascheriamo con il nastro carta tutte le parti che non sono da colorare. Come sempre, i laterali del cassetto e le parti in marmo, in questo modo non le macchiamo. Prima mano di Amour Violet, pura ovviamente come sempre, e ovviamente dopo aver fatto ABA, quindi sempre ABA prima. E, è inutile che ve lo dico perché sembra che sono ripetitive, ve lo dico sempre, ma guardate che coprenza. Ovviamente ce ne vogliono due, ma già una mano, guardate come copre. Questo non è un lilla, non è un colore banale. Questo è un colore eccezionale, è proprio un viola dalle mille sfaccettature, perché se notate bene ha un timbro grigioso, quindi elegantissimo, poi ha anche una percentuale di blu all'interno. Guardate che bello che è uno stencil con questo colore, praticamente tono su tono. È un'eleganza, vedo non vedo.
Seconda mano, la do sempre pura, in modo da avere una buona base materica per la mia antiquatura che verrà dopo. Non è necessaria una propria vera seconda mano, proprio una carezza. Però vedrete come il colore diventerà ancora più bello e profondo. Mi preparo per il lavaggio anticante. Faccio un lavaggio anticante nero. Questo colore, l'amour violet, con una punta di nero diventa veramente elegantissimo. Quindi un lavaggio poco. Ne serve veramente pochissimo. Perché il nero è sicuramente un colore molto scuro. Ne metto più o meno 4 cucchiai. Il nero è un colore molto scuro, quindi antichizza molto. E in più la superficie da anticare non è poi così tanta. Quindi un goccino di acqua, ne metto poca, un cucchiaio. E poi aggiungo, si fa sempre in tempo aggiungere. Giro bene 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 bene, eliminando tutti gli eventuali grumi che si possono formare. Giro con il pennello, perché il pennello mi aiuta a stemperare. Ricordate sempre che il lavaggio va gestito bene. Cosa vuol dire? Che se voi mettete poca acqua, macchia molto. Se voi mettete molta acqua, invece, macchia meno, ma può anche inumidire molto la superficie sottostante. E deve essere tenuto molto più in movimento per essere miscelato al meglio. Quindi valutate bene voi quanta acqua mettere. Io non peso mai, vado molto a sentimento. A posto, è un'acqua sporca. Pochissimo colore, scolate bene il pennello e iniziamo testando il colore. Non vi spaventate ovviamente se lo vedete molto scuro. Come sempre si deve lavorare a piccole campinature, quindi non mi spalmate il lavaggio dappertutto. Ok, date piccole campinature, adesso si fa il cassettino, anche perché è liscio, quindi verrà in modo differente da una modanatura. E ora valutate voi, con un panno asciutto sappiate che togliete meno, con un panno bagnato togliete un pelino di più. Andate per gradi, prima togliete con un panno asciutto, poi prendete quello bagnato. Mi faccio i bordi. E ora lo lavoro delicatamente. Voglio un colore leggermente alterato, non modificato. Come sempre, quando volete anticare la superficie, fatelo quando è ancora un pelino umido dal lavaggio. Spugnettina abrasiva in questo caso molto fine, perché la superficie è molto fine. Quando la superficie viene inumidita con un lavaggio, diventa più delicata e quindi asportare l'eccesso un leggero decapè è ancora più semplice.
Togliamo la polvere in eccesso con un panettino pulito, umido, strizzatissimo. E guardate già la magia come viene fuori. Questo morviole è marezzato delicatamente dal nostro lavaggio e dal decapè, è veramente eccezionale. Inoltre la superficie è liscissima, è un vero velluto. Guardate i dettagli, lo stencil continuativo, non si nota il distacco che dovrebbe essere proprio qua in mezzo. È venuto fuori quella sua graffia delicata, ovviamente la pasta materica non è stata colorata, quindi è bianca, classica, e il lavaggio secondo me va proprio a far mettere in rilievo, a mettere in rilievo il tutto, a mettere in rilievo sia lo stencil che la bellezza del colore. È un perfetto compromesso tra modernità e classicità. Ho finito di fare l'anticatura su tutta la mia toilette e mi piace tantissimo. Sta davvero bene questa tonalità di viola con il marmo. Serviva un tono freddo però elegante. E ora voglio alleggerirla ancora di più con dei disegni e quindi apporrò dei transfer. Metterò questo transfer che si chiama White Magnolia, costa molto poco perché è uno dei transfer più piccoli di Redesign, e lo taglierò, lo sagomerò in base alle mie esigenze. Sicuramente sfrutterò questa parte del cassetto, la parte frontale, e voglio giocare un pochettino anche sui laterali. Spero che questo console, questa specie di toilette, venga messa in un posto di passaggio, non in un posto chiuso, perché secondo me è bella vissuta al 100% anche nei laterali. Nei pacchi di transfer piccoli trovate anche questi piccoli legnetti, perfetti per andare nelle cesellature, nei piccoli bordini. Altrimenti tenete quelli vecchi dei transfer grandi e utilizzateli. Io ora prendo questa magnolia e la utilizzo in questo punto. Potete tagliarli e utilizzarli a vostro piacere. Non dovete vedere il progetto per come è stampato sui fogli, siete voi a renderlo perfetto. Lo applichiamo in base al cassetto. Io in questo momento lo metto qui. È adesivo, quindi si applica già alla superficie, asciutta bene, mi raccomando, non deve essere assolutamente umida, altrimenti il transfer non può attaccare su una base umida, ma soprattutto deve essere una base detersa bene, colorata con Magic e ben asciutta. Vedete il legnettino piccolino? Va nei punti più piccini. Perfetto, continuo su tutto il cassetto. Guardate quanto è delicata questa magnolia. Adesso aggiungo dei dettagli e rifinisco anche il centro del cassetto. Taglio l'insenatura del cassetto e appiattisco con il pennello. Il mio restyling è quasi finito. Manca solo un po' di cera trasparente a sigillare bene il tutto, a sigillare il mio colore, i miei lavaggi, i miei stencil e i miei transfer. Mi raccomando, una buona cera, la cera Magic Paint protegge bene Magic Paint, un bel pennellone e uno strato sottilissimo. Io oggi utilizzo la cera leggendaria. Poca poca, mi raccomando, caricate il pennello ma poi scolate l'eccesso.
come sempre vedrete che passando la cera protettiva il colore cambia un po', si intensifica e diventa più profondo, diventa protetto, elegante, un pelino più scuro, più profondo. E anche questo restyling è finito. È molto più dolce, delicata e leggera. Sicuramente per gli amanti del tradizionale, del vintage, era perfetta anche prima. In effetti non aveva né problemi strutturali né rovinature, era un bel pezzo. Ma secondo me ora è più delicato e raffinato. Non dovete aver paura di colorare i vecchi mobili, perché se qui un domani foste stufi del colore, si prende lo sverniciatore Magic Paint, biodegradabile, si utilizza anche in casa, quindi non ha un odore forte, mi raccomando, non fa male al respiro, si svernicia e torna esattamente come era prima. Ovviamente sarà indispensabile, dopo aver sverniciato, da una carteggiatina leggera leggera con una spugnettina abrasiva a grana fine, e si avrà di nuovo il legno a vista. Quindi non dovete aver paura di colorare, perché ovviamente lo sverniciatore toglierà tutte le vernici, ok? Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, a me tantissimo, e questo mix di stencil materico con lavaggio e un bel transfer, secondo me, è vincente. Ciao, al prossimo restyling.